Ciao Bettes.it, torna la CIA con le ciabatte di Josh Brolin, Matt Graver, torna il sicario che spara con la pistola come se fosse un mitra. L'avete visto nel trailer? Alejandro Gillick di Benicio del Toro. Torna sicario, anche se si chiama soldato. Torna quel franchise che abbiamo amato ai tempi di Denis Villeneuve. Non è cinema d'autore, è ottimo cinema di genere, è ottimo cinema di studio, di costruzione, di collettività, di sistema ideologico. Cioè facciamo un thriller che è anche uno spy movie, che è anche un western, e usiamo il Messico come Mordor, come nuova terra del male, anche azzardando in chiave politicamente scorretta la grafica, come ha sempre fatto il cinema più spinto e anche diciamo esuberante dal punto di vista geopolitico. E allora eccole quelle pulci nere che correvano sulla schiena di una bestia addormentata. Erano delle macchine, le riprendevano delle lenti da lontanissimo, e queste pulci nere non dovevano svegliare questa bestia cattivissima che era il Messico. Bisognava attraversare il Messico di fretta, bisognava attraversare il Messico proprio di corsa, bisognava attraversare il Messico che non ti facevi accorgere dal Messico che se si sveglia il Messico ti sparano tutti e sei morto. Quella sequenza indimenticabile di grandissima tensione, quella musica di Johan Johansson che non c'è ma c'è, nel senso che lui è scomparso, ci ha lasciato, ma c'è un suo sodale qui in colonna sonora che gli fa un omaggio bellissimo. Quel senso di sicario, quel tipo di spy movie anche, perché c'era un modo di affrontare l'intelligence molto intelligente da parte di Taylor Sheridan, con quella CIA in ciabatte di Josh Brolin che faceva il lavoro sporco, senza un minimo di, come posso dire, soddisfazione immorale, ma anzi con l'idea del, come urla senza sputo magari, il divo di Sorrentino, fare del male per ottenere poi un bene superiore. Eccoli quelli che stanno dietro di noi, eccoli quelli che stanno dietro i poliziotti, ecco quelli che stanno dietro o sopra Emily Blunt e che gli presentano davanti, come fa Crawford con Clarice Sterling nel Silenzio degli Innocenti, la bestia con la quale noi collaboriamo. L'assassino, il male che noi, che dovremmo essere il bene, usiamo per ottenere certi risultati. In quel film si chiamava Hannibal Lecter, in questo film si chiama Alejandro Gillick. E quello che mi entusiasmò soprattutto di Sicario di Denis Villeneuve era il rapporto tra Emily Blunt e Benicio del Toro, era il rapporto tra quella poliziotta e questo strano personaggio che lei vedeva in aereo e lo guardava, che l'uomo, la CIA con le ciabatte, si portava sempre dietro e lei diceva: ma chi è? Ma chi è? E quello ogni tanto si accorgeva che c'aveva lo sguardo di questa donna. Beh, tra loro due c'era il cuore del film, secondo me. E allora, ancora in questo sequel molto bello, Soldato di Stefano Sollima, sono orgoglioso che Sollima sia andato a fare questo film. Da italiano sono orgoglioso, come era orgoglioso che Paolo Virzì avesse fatto Ella and John, il film strappalacrime con i vecchi attori grandi a cui far vincere l'Oscar. L'operazione era perfetta, ma l'hanno fottuto dando l'Oscar alla carriera Sutherland, che cattivoni, l'hanno fatta apposta. E lì ero orgoglioso di un regista italiano che andava a fare il film strappalacrime come loro. Loro no, loro si sono incazzati perché non va bene per degli imperialisti intelligenti come sono loro, che è un livornese diventato grande regista sovranista italiano di sistema mainstream, addirittura ti vada a fare il film camuffato da americano, non gli va bene, lo devono fare loro. Perfetto, noi dobbiamo fare a decadenza quello che cammina piano, oppure i voraci, noi dobbiamo fare questa roba qua. Ok, siamo una colonia, perfetto. Bene, in questo caso sono molto felice e orgoglioso, come ero orgoglioso per Virzì, mannaggia a loro. Sono orgoglioso che Stefano Sollima sia andato a inserirsi perfettamente come new entry in tutto questo posto dove c'è di nuovo la sceneggiatura di Sheridan, c'è di nuovo la musica di Johansson, anche se non c'è lui, ma c'è un compositore suo sodale che la replica praticamente. C'è Josh Brolin, c'è Benicio del Toro, arriva Stefano come new entry, è sempre la stessa canzone, ma c'è anche poi una scena che vi dirò alla fine, e poi c'è di nuovo questa idea, appunto, qual è l'altro ingrediente del franchise? Il femminile che incontra il maschile bestia, come Clarice incontrava Hannibal Lecter, e c'è sempre una scintilla, c'è sempre qualcosa in noi maschi bestie usati dal governo che, in modo coatto, però c'è qualcosa in noi che si risveglia e si stabilisce una connessione, quasi un rapporto d'amorosi sensi, come ovviamente c'è tra Clarice e Hannibal, e come un pochino ovviamente c'era anche tra Emily Blunt e Benicio del Toro, se no non ti spieghi quella scena bellissima. E allora ecco Soldato, il MacGuffin totale, Sheridan, poi c'è un gioco sui termini, Matt Graver, la CIA in ciabatte di Josh Brolin, è un incisore, è uno scultore. L'Alejandro Gillick, il sicario che spara
La pistola come mitra che viene dal cartello di Medellin, che viene usata, la bestia usata come Hannibal viene usata da Crawford nel Silenzio degli Innocenti, è Gillick di cognome, Leandro Gillick, che è molto simile a gimmick come parola inglese, cioè trucco, pretesto, come il MacGuffin hitchcockiano, e il MacGuffin, che MacGuffin migliore ci può essere se non questo personaggio che è un reale MacGuffin. E poi l'inizio del film anche con scoppiano, ci sono delle persone che si fanno esplodere negli Stati Uniti d'America. Qualcuno è convinto che quei terroristi vengano dall'esterno, c'è cioè sempre l'esterno, ovviamente è anche molto satirica la sceneggiatura di Sheridan. È arrivato lo straniero, l'esterno, com'è arrivato lo esterno? L'esterno è arrivato attraverso il cartello messicano e quindi è arrivato attraverso il loro passaggio del confine e quindi andiamo a spaccargli il culo e quindi richiamiamo, o richiama la CIA con le ciabatte e a sua volta la CIA con le ciabatte richiama la bestia che è l'Hannibal Lecter che qui si chiama Gillick. C'è la stessa idea e poi c'è un mondo femminile che arriva, ma poi c'è Stefano Sollima che arriva e si nasconde, fa quello che deve fare, cioè si inserisce all'interno di questo cinema stupendo che non è un cinema d'autore, tutto il contrario, è un cinema d'autore, ma bellissimo cinema. Che vuol dire? È un cinema di grande collettività, di grande squadra. Ognuno porta il suo pezzo. Stefano porta una scena bellissima con Bruno Bichir. Oh, Bruno è il fratello di quello che fa il prete in The Nun, che mi è piaciuto da morire. Sono gli unici film che incassano, meno male. Quello è Damián Bichir, un attore famosissimo messicano che fa il prete in The Nun. Qua Bruno Bichir, che è il fratello di Damián, fa una scena stupenda con Benicio del Toro. Che mi ha ricordato un western di Sergio Leone. Quindi ecco Stefano Sollima che porta la specificità, il particolare italiano. Bravo, bravissimo. È una scena stupenda, la scena che io ho preferito. Ne ho parlato pure con lui nella video intervista brevissima per Bad Taste, che abbiamo avuto l'incontro con Stefano. E mi ha. Vabbè, insomma, c'è tutto in quella scena. E c'è soprattutto Sergio Leone, la tradizione di Sergio Leone portata da Stefano. Per il resto, devo dire, veramente un buon film, anche con assurdità kafkiane che Sheridan inserisce nella sua sceneggiatura. Lui ha avuto un grandissimo successo con la sceneggiatura dei Sicari, ha fatto poi il suo secondo film da regista, I segreti di Wind River, stupendo, dopo il successo di quella sceneggiatura. Quindi adesso Taylor quasi gioca, ovviamente, quasi fa diventare questo. Appunto, questo franchise sempre più gimmick, sempre più McGuffin, ma per chi ama il cinema è un gioco che rispettiamo, è un gioco di cui abbiamo estremamente bisogno. Quindi, sì, ridacci la stessa roba. E sì, addirittura il finale è un po' bondiano o krugeriano o qualsiasi altro, o Michael Myersiano, visto che stiamo di nuovo parlando di Halloween in questi giorni. E cioè, è chiaro che si spinge. Si prende questo oggetto che è l'oggetto del nostro desiderio, il cinema di genere, il franchise, e lo si porta verso quasi il parossismo di James Bond. Perché? Perché vogliamo andare avanti. Gli incassi mondiali non sono un granché rispetto a quelli del primo film. E forse non si andrà avanti, ma tutte, ma questi sono bravi, e guardate che bravi che sono nel creare, nel finale di questo film, tutti gli ingredienti per poter eventualmente proseguire. Complimenti, bravo, parliamo del tuo futuro, parliamo del futuro del franchise, ci sarà? Speriamo di sì. Complimenti a Stefano Sollima, si è inserito benissimo dentro queste pulci che provano a sgattaiolare sulla schiena di una bestia che dorme e che è meglio non farla svegliare, che si chiama Messico. Ciao, Bad Taste!